Oggi Vivi Città, in 43 città italiane, la maratona organizzata dalla WISP contro ogni forma di discriminazione, il via da Lampedusa. Liberi di correre è lo slogan di Vivi la città, la maratona non competitiva che si svolge in contemporanea in 43 città italiane, 18 nel mondo e in 26 penitenziari. Il via da Lampedusa, dove per noi c'è Novella Calligaris. Novella, buongiorno. Buongiorno, liberi di correre oltre le frontiere geografiche, questo è un po' lo slogan completo di Vivi Città. Vivi Città, come avete detto, si correrà un po' in tutta Italia, da nord a sud, e proprio Lampedusa partirà da Lampedusa il via per tutti gli altri, proprio perché Lampedusa è il simbolo di andare oltre le frontiere, di abbracciato tanti migranti che anche correranno qui a Lampedusa, 200 tra bambini delle scuole calcio e abitanti dell'isola e anche migranti che sono arrivati qui in questa terra che accoglie davvero tutti, come il presidente della WISP Vincenzo Manco. Un Vivi Città particolare questo, ancora più particolare delle altre edizioni. Sì, intanto grazie per la vostra anche disponibilità. 33 anni di Vivi Città e 33 anni di storia che noi mettiamo a disposizione del paese attraverso un impegno per i diritti, la solidarietà e l'ambiente. Abbiamo voluto omaggiare questa terra, quest'anno daremo il via per il nostro Vivi Città da Lampedusa, perché qui ricorre il senso forte dell'umanità e della solidarietà internazionale, quindi un'umanità e una popolazione, un'amministrazione che è stata capace di accoglienza. Il Vivi Città è sempre stato un messaggio di pace e di solidarietà internazionale, quindi partiamo da qui. Ecco, un percorso che attraversa l'isola, ma soprattutto fa tappa anche al molo Favaloro, dove arrivano i barconi. Un'edizione questa che è proprio ancora di più al segno della solidarietà attraverso lo sport, un euro per partecipare che andrà a Terre des Hommes. Perché? Perché il Vivi Città si corre anche in Libano da molti anni, quest'anno lo faremo correre il 21 di maggio, si correrà a Saida, ma questo euro lo raccogliamo per ristrutturare un campo sportivo nella zona dei Gideide, nella Bekaa, al confine con la Siria, perché lì c'è un campo profughi, tra l'altro costruito anche, formatosi spontaneamente, fatto di famiglie, e lì cercheremo di ristrutturare questo pezzo di sport, di ambiente sportivo, per facilitare e rendere meno difficile la permanenza, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Appuntamento alle 10.30 da Lampedusa per abbracciare da Parigi ad Osaka, per passare anche per la Bosnia e tutta l'Italia, oltre a poi a 23 centri penitenziari in Italia, proprio liberi di correre tutti. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 10.30, linea allo studio. Ora andiamo subito in diretta a Lampedusa perché sta per partire Vivi Città, una maratona non competitiva che si svolge in contemporanea in 43 città italiane, 18 nel mondo e 26 penitenziari. Il via appunto da Lampedusa, dove c'è per noi Novella Calligaris. Buongiorno Novella. Sì, ecco, finalmente è arrivato il sole a Lampedusa per illuminare questa festa di Lampedusa all'insegna dello sport, uno sport che unisce il simbolo di questo Vivi Città e proprio liberi di correre oltre ogni frontiera, e Lampedusa sicuramente è il simbolo di superare di quello che significa superare le frontiere geografiche. Qui vedete tutti i ragazzi delle scuole, ma anche i ragazzi che sono arrivati come profughi attraverso i barconi a Lampedusa, che sono stati adottati qui dalla popolazione. Altri ancora sono arrivati e partecipano tutti insieme proprio per vivere la città, una città che un'isola, una città che abbraccia tutto il Mediterraneo. Il via lo darà il sindaco Giusy Nicolini, quindi io do il microfono al sindaco proprio per dare il via a questa bellissima iniziativa. E allora, siamo pronti? Vivi! Città. Vivi! Città! Liberi di? Correre! Pronti? Via! Via! Sindaco, insomma, un'iniziativa che porta la gioia a Lampedusa, una festa. Sì, è una festa, diciamo che qui questi slogan sono pratica quotidiana, quindi speriamo che Lampedusa possa contribuire
a diffondere la cultura dell'accoglienza, della solidarietà, davvero oltre le frontiere che in questo momento invece si stanno erigendo anche tra gli stessi stati dell'Europa, ed è una cosa veramente triste. Assolutamente, una manifestazione che vede proprio, vuole abbattere quelle che sono le barriere, le frontiere geografiche, va molto oltre, Lampedusa lo insegna. Sì, lo facciamo cominciando a salvare la vita dal mare e poi cercando di accoglierli in maniera normale, con un sorriso, con la gioia che loro stessi manifestano di essere vivi quando arrivano qui. E questo forse che dà a noi poi la forza di affrontare tutto il resto. Assolutamente, tanti bambini, tanti ragazzi sono stati adottati qui a Lampedusa, quindi davvero un simbolo importante per tutti e giustamente anche per l'Europa. Grazie, grazie al sindaco Giusy Nicolini. Da Lampedusa per il momento è tutto, ma noi continueremo a seguire questa festa, questa corsa, questo sport che all'insegna davvero dell'unità e del contro ogni tipo di barriera, anche quelle geografiche. Linea allo studio. Ed ora andiamo a Lampedusa per l'iniziativa Liberi di Correre Vivi Città, la maratona non competitiva che si svolge in contemporanea in 43 città italiane, 18 nel mondo e in 26 penitenziari. A Lampedusa per noi c'è Novella Caligaris. Novella, ancora buongiorno. Buongiorno, ecco, io vorrei partire proprio da questa scritta su questo muro: proteggere le persone, non i confini. E questo è un po' il simbolo di Lampedusa, lo chiediamo al sindaco Giusy Nicolini. Sì, viene prima la persona che non i confini, che spesso sono soltanto nella nostra testa. Nella nostra testa, qui andiamo, qui siamo proprio al Molo Favaloro, dove arrivano tutti i barconi dei migranti, che oggi però è una tappa di questa Vivi Città, proprio per ancora di più simboleggiare quanto l'isola di Lampedusa abbracci tutto, si apre sul Mediterraneo per abbracciare tutti. E soprattutto che questa è l'isola del soccorso, arrivano qui le motovedette che salvano le persone in mare. E quando toccano Lampedusa entrano in Europa. Entrano in Europa, qui intanto stanno arrivando i bambini e gli adulti, i ragazzi della città di Lampedusa, ma anche molti dei ragazzi rifugiati, e qui abbiamo Lillo e Piera che hanno in affido uno dei ragazzi proprio arrivati qui su questo barcone da Lampedusa, a Lampedusa. Sì, il 10 gennaio 2014 è arrivato Seydou e adesso fa parte della nostra famiglia e quindi si è integrato positivamente sia a scuola che anche e soprattutto nella nostra famiglia e nel contesto sociale. Una famiglia che ha altre due figlie, quindi è arrivato il maschio. Esatto, abbiamo due figlie femmine, Maria di 24 anni e Leonora di 20. Finalmente all'età di 16 anni è arrivato Seydou, che ormai è un figlio a tutti gli effetti, non lo consideriamo un ragazzo avuto in affido, ma oggi fa parte pienamente della nostra famiglia. E questo è lo spirito di Lampedusa, questo è lo spirito, vedete, dei ragazzi, anche i palloncini con il cuore, proprio perché Lampedusa ama la gente, ama aprire i propri confini, proteggere le persone, e questa maratona non competitiva, questa camminata che unisce bambini, adulti, rifugiati e persone che arrivano qui a Lampedusa proprio nella speranza. Questo è lo spirito di Vivi Città, liberi di correre e non proteggere i confini ma le persone. Da Lampedusa è tutto, linea allo studio. E continuiamo a parlare di sport, anche se non competitivo, con lo slogan Liberi di Correre, Vivi Città. È arrivata al traguardo la maratona che si è svolta in contemporanea in 43 città italiane, 18 nel mondo e in 26 penitenziari. Il via da Lampedusa, dove per noi c'è Novella Caligaris. Sì, si è conclusa questa maratona non competitiva, vedete qui ci sono ancora dei ragazzi, hanno girato un po' tutto l'isola passando anche dai luoghi tristemente noti, ma questa giornata è proprio all'insegna della festa, e la festa portata dalla WISP con Vivi Città perché? Perché col Vivi Città la WISP ha voluto dare un nuovo segnale di fratellanza, una nuova fratellanza, questo volevamo, con una grande festa ci siamo riusciti, grazie a tutta la popolazione di Lampedusa, all'amministrazione e ai migranti, grazie a voi di Ria News 24.
E vedete dietro a me ci sono anche dei ragazzi che sono appena arrivati dal Gambia, che hanno partecipato a questa gara, hanno partecipato poi alla festa che ne è seguita, tutti a ballare, ma poi abbiamo detto grande accoglienza a Lampedusa, grande accoglienza che è proprio nei fatti, perché accanto a me Rosalba ha in affido Bax, che è accanto a me, sì, che è da agosto che è qui con noi. E siamo molto felici di aver fatto questo gesto e invito tutti a farlo. A farlo, e poi anche gli stai insegnando un mestiere. Sì, un mestiere, perché noi lavoriamo la pietra arenaria e lui è un piccolo artista che sta crescendo. You are painting. Yeah, I'm a painting, yeah. Sorry. I work with rock. Yeah. So I really love the work. I'm so grateful, you know. Lui lavora con la pietra arenaria, con cui fa delle composizioni bellissime. Allora il sindaco, a parte di ovviamente promuovere Lampedusa in Love, perché Lampedusa davvero ha un cuore grande, grande come quello che vedete. Io sono felicissima, oggi è venuta fuori Lampedusa con la scuola, ringrazio la preside, le associazioni sportive, tutti insieme, gli insegnanti, hanno dato prova veramente di un grande cuore. E spero che venite tutti a trovarci a Lampedusa. Chi ama Lampedusa ama i valori che l'isola rappresenta e coltiva tutti i giorni. Grazie. E con queste parole del sindaco Giusy Nicolini chiude la festa di Vivi Città a Lampedusa, però un invito davvero a venire in questa meravigliosa isola per godere di tutte le meraviglie della gente che c'è qui. Da Lampedusa è tutto, linea allo studio. Grazie alla nostra inviata Novella Calligraris.